Sì, grazie Presidente, ma due temi, due questioni che sono state sollevate. La prima riguarda il tema concerti, il tema stadio, dove un giorno sì e l'altro pure apprendiamo cose di diversa natura. Approfitto, ecco, della presenza, lo ringrazio dell'assessore Sacchi, per chiedergli una risposta ai 5 solleciti di richieste che ho inviato alla sua attenzione nelle ultime settimane, relative a un fatto abbastanza banale, però significativo. C'è una delibera di giunta del giugno 2023 nella quale venivano stabilite delle regole non sufficienti, infatti ci sono state molte proteste, rimostranze. E credo che la Giunta stia procedendo con tavoli tecnici per rivederle, in cui però venivano fissati dei paletti molto chiari. Uno di questi paletti era che nell'arco delle settimane dei concerti, all'interno della settimana dovessero essere garantiti almeno 2 giorni di pausa, di mancanza di eventi per consentire, come dire, un ritorno a una vita normale per i quartieri residenziali che sono colpiti da questi eventi in cui i privati titolari delle aree e i privati organizzatori dei concerti hanno mano libera. Mano libera perché? È perché questa delibera non è stata rispettata, questa delibera di giunta che è stata approvata dall'assessore Sacchi non è stata rispettata. Gli organizzatori non rispettano la pausa di 2 giorni nell'arco della settimana di giugno, anzi si stanno accumulando ulteriori concerti. Io ho chiesto all'assessore Sacchi quali provvedimenti avete preso o intende prendere la giunta comunale, l'amministrazione comunale, per chi non ha rispettato questa norma a tutela uso un termine, spero non offenda nessuno, dell'interesse pubblico, in modo particolare dei residenti del territorio. La Giunta ha deliberato una cosa molto chiara a fronte dei cittadini e l'operatore privato fa esattamente l'opposto e il silenzio non può essere una risposta, o meglio, è una risposta che, ahimè, rafforza i dubbi, le perplessità e la consapevolezza che non ci sia una capacità, una volontà nei confronti di alcuni soggetti che hanno tutto il peso, tutta l'importanza da tanti punti di vista che possiamo capire, di rispettare quello che poi al singolo cittadino viene chiesto di rispettare in modo impietoso. Insomma, un'amministrazione che fa la forte con i deboli o con le persone normali è debole e silente con i forti, non credo che faccia un lavoro molto, molto utile. Quindi occorre un intervento. Io mi aspetto, se non ho oggi una risposta all'assessore Sacchi, mi aspetto una risposta che deve essere pubblica. C'è un operatore che organizza concerti in spregio a una delibera della Giunta Comunale di Milano. Che cosa fate? State in silenzio? Non fate niente? Questa è una cosa veramente incredibile. È incredibile che non si risponda nemmeno. Cioè, questo vuol dire che non c'è una risposta, non si fa niente, non si sta facendo niente, non abbiamo intenzione di far niente. Aspetto di averla però la risposta e non aspetto anch'io. Stia tranquillo, stia tranquillo. Oltre al linguaggio d'odio c'è, come dire, c'è un atteggiamento faticoso nel non accettare che la politica non è obbedir tacendo, quello è un motto dei carabinieri, consigliere, è un motto glorioso dei carabinieri, obbedir tacendo. La politica si gioca su altri tavoli, la politica si gioca su altri tavoli e credo che la cosa sia utile anche per la politica riuscire a capire che l'elemento di critica e il segnalare dei problemi è una cosa che serve per cambiare le cose che vanno male. Se pensate che vada invece tutto bene, se pensate che invece sia normale il fatto che la giunta comunale stabilisca delle regole, un privato se ne freghi, vada avanti a organizzare come meglio e remunerativo per lui che segue i suoi legittimi interessi e la risposta della giunta sia il silenzio, l'inerzia, beh, questa non è una cosa accettabile da nessun punto di vista.